eccoci qua. Riprendiamo con la sessione pomeridiana di questa seconda giornata di lavori e ho il piacere di introdurre, come lo introduco di solito, come apostrofo, ma in maniera bonale, soprattutto con affetto, il mio concittadino onorario, Marco Maculotti, fondatore di Axis Mundi, di cui trovate le ultime pubblicazioni e l'albo al banchetto centrale, vicino a Cristiano Curti e a Caterina. Ha prodotto, secondo me, un libro eccezionale, ispirato alla serie True Detective, tutto quello che avreste voluto sapere su mitologia lovecraftiana, i romanzi di Chambers legati alla figura del Re Giallo e altro ancora. C'è anche L'Angelo dell'Abisso, come ultima pubblicazione, del 2021, giusto? 2022, scusami, mi stavo già confondendo con l'anno, infatti. E oggi, non sto a elencare i pregi di Axis Mundi, perché avendo anche una rivista, mi rendo conto il lavoro immane che c'è dietro, ma la multiculturalità e soprattutto l'approccio all'esoterismo occidentale, all'antropologia, all'etnologia, Maculotti è quello che Leon Battista Alberti avrebbe chiamato un uomo dal poliedrico multiforme ingegno, ed è veramente così. Ma sì, dai, ogni tanto fatti dire qualcosa che sia davvero il pregio di chi si fa veramente il mazzo del tono di vista. Quindi apprezzo questo e condivido le fatiche. E oggi parlerà di le vie dell'aldilà nel mondo antico. Marco, the set is yours. Grazie Michele della presentazione. Vai. Ti chiedo il microfono. Questo tema io l'ho trattato in una lezione per Unitre di Milano, però concentrandomi al tempo sull'aldilà nella visione dantesca e dei parallelismi con la visione induista e buddista dell'aldilà. Oggi invece mi concentrerò sul mondo greco-romano, che c'è più prossimo. Magari qua e là farò alcuni rimandi anche alla tradizione indo-buddista e anche a quanto avevo detto già sulla Divina Commedia, perché ci sono diversi parallelismi, ecco. Quando si parla di aldilà nella tradizione indoeuropea, bisogna distinguere innanzitutto vari tipi di aldilà, che se noi andiamo a studiarli ricordano molto gli inframondi o gli oltremondi della tradizione sciamanica, fondamentalmente mondo superno e mondo inferiore. Nell'antica Grecia, nell'antica Roma, come è ben risaputo, si nominava il mondo infero Ade e si riteneva che dopo la morte andasse a dimorare nell'Ade appunto una delle parti dell'essere umano, quella che veniva chiamata ombra, e alcuni autori poi più avanzati, meno antichi, iniziano a chiamarla anima. In realtà subito qui bisogna fare una distinzione, perché quello che i greci chiamavano psiche in realtà non è l'ombra che va a dimorare nell'Ade dopo il decesso fisico, ma viene anzi chiamato poi appunto più avanti nous, cioè la mente, sarebbe quell'elemento più elevato, diciamo, che sfugge alla morte vera e propria, per così dire, e quindi non va a dimorare nell'Ade, che sarebbe questo mondo infero. Per questo si fa delle distinzioni che poi tratterò meglio più avanti, tra diversi oltremondi, come appunto l'Ade è uno di questi, il mondo infero, e altri mondi invece superiori, superni, celesti, che ricordano quelle esperienze che nella dottrina sciamanica vengono appunto ricollegati a dei viaggi cosmici interplanetari. Avremo modo anche di leggere qualche estratto. Questo è un libro che consiglio a tutti, è stato pubblicato nel 1911, l'autore è Carlo Pascal, La morte e l'aldilà nel mondo pagano, recentemente ripubblicato da Ghibli Edizioni. Carlo Pascal, autore italiano, riporta qui tutte le visioni degli antichi romani e greci sui vari aldilà, e appunto cita queste esperienze che noi possiamo collegare con i viaggi sciamanici, come per esempio quello di Timarco, quello di Tespesio da Soli, e ovviamente il mito di Er nell'ultimo libro della Repubblica di Platone. Sono tutte delle esperienze mistiche che questi personaggi dell'antica Grecia e dell'antica Roma hanno vissuto e poi sono stati riportati in questi testi misterici, diciamo. Però iniziamo, io direi, da quanto abbiamo detto prima sull'Ade e sull'ombra.
Sogno di un'ombra è l'uomo, diceva Pindaro, e addirittura si arriva anche a pensare che l'uomo stesso, non solo la sua edola, cioè la sua immagine che sopravvive nell'Ade, ma proprio l'intero uomo in confronto agli dèi sia una sorta di ombra che aspira a un'immortalità che poi invece potrà conquistare solo post mortem, appunto. C'è subito da dire come tutte queste dottrine misteriche vengono riprese sia dall'orfismo sia dai pitagorici, e tuttavia già li ritroviamo nei filosofi presocratici, come per esempio in Eraclito. Questa visione dell'uomo come ombra, come sogno di un'ombra, in realtà si distacca da quello che viene considerato la parte immortale dell'essere umano, che è sempre paragonata a una fiammella di luce oppure appunto a un elemento luminoso, glorioso, come anche nella tradizione iraniana mazdeista. Tanto è vero che poi nel primo secolo avanti Cristo, soprattutto nelle legioni romane di stanza in Iran, si sviluppa il mitraismo, che riprende dei temi ovviamente di sapore iranico, mazdeista, e che appunto sottolinea, rispetto alle visioni precedenti come quelle che troviamo nell'Odissea o anche nei testi di Virgilio, diciamo che viene messo in rilievo una sorta di ascesa che l'essere umano può compiere dopo la morte attraverso i sette cieli planetari. Ovviamente è un tema che ritroviamo anche in Dante nella Divina Commedia, con il monte del Purgatorio e poi l'ascesa all'Empireo, ma che, volendo, come appunto dissi in occasione della lezione all'Uni3 di Milano, già troviamo nell'induismo, con l'ascesa dell'anima al monte Meru e l'ascesa prima nel Pitraloka, che sarebbe questo al di là paragonabile all'Ade, diciamo così lunare, e poi al Devaloka, che invece è un al di là solare, un al di là stellare, siderale. La parte lunare dell'essere umano dopo la morte è appunto quell'ombra, quell'immagine sbiadita che va a dimorare nell'Ade, e anche ovviamente nell'induismo, nel buddismo troviamo delle descrizioni di questo inframondo inferiore, che nell'induismo si chiama Patala, ce ne sono sette, suddivisibili poi a loro volta in 28 inframondi, diciamo così. La numerologia è molto importante, il numero 7 ritorna sia per i mondi superiori che per i mondi inferiori, e anche il fatto, per esempio, che nella tradizione greca Minosse è considerato il giudice dell'aldilà, è importante da sottolineare, in quanto Minosse è una figura esemplare che è identico allo Yama della tradizione induista e buddista. Lo ritroviamo ovviamente Minosse anche nell'opera di Dante, nella Divina Commedia, il quale, con questa coda serpentina, si fa avvolgere da questa coda serpentina in base al numero del girone infernale a cui l'anima viene destinata. Questo procedimento di analisi dell'anima da parte di questo sovrano infernale la ritroviamo appunto nell'induismo, dove Yama, e anche nello sciamanesimo mongolo e siberiano, dove al posto di Yama troviamo Erlik Khan, che però è estremamente simile sia a Yama che a Minosse per la tradizione greca. Minosse, come Yama e come Manu anche, con cui condivide tra l'altro anche l'etimologia, è la figura esemplare del primo sovrano dell'umanità e anche del primo morto. Infatti Yama nella tradizione induista era colui che per primo scoprì la via dell'aldilà. Ci sono varie tradizioni anche europee, con altri ovviamente personaggi di altri nomi, come Zalmoxis nell'area dell'Europa orientale, ne ha parlato Mircelliade nel suo storico saggio Da Zalmoxis a Gengis Khan. Zalmoxis era considerato anche qui il primo, colui che per primo trovò questa via dell'aldilà, che però si distingue da quello che abbiamo chiamato il mondo infero, il mondo umbratile, che è appunto l'Ade greco.
Quindi bisogna distinguere con Zalmoxis, Yama, Minosse, un'immortalità che è diversa dalla permanenza dell'anima umbratile nel mondo infero. C'è un'immortalità superiore che viene riservata, appunto come nel mitraismo, a chi riesce a superare i sette cieli planetari ed arrivare quindi alle stelle, quindi guadagnandosi un'immortalità di tipo a volte solare, a volte invece viene proprio considerata stellare. Per esempio un'altra figura di sovrano divino nell'antica Grecia era considerato Triptolemo. Anche qui, come Zalmoxis, si tratta non del re dei morti in generale, ma del re dei morti iniziati, quindi di colui che sceglie una serie di personaggi dopo la morte e gli concede l'immortalità, diciamo così. Anche questa è una figura ricorrente che troviamo in tutte le tradizioni indoeuropee, e spesso viene connesso questa sorta di immortalità innanzitutto alla psicostasia, che è un giudizio dell'anima che già troviamo nell'antico Egitto, dove il cuore viene pesato e vengono pesate appunto le colpe e i meriti della persona. E allo stesso modo questa tradizione la ritroviamo sia anche nel cristianesimo, dove è l'arcangelo Michele che si sottopone le anime appunto alla psicostasia, ma troviamo anche altri tipi di ascensione mistica, diciamo così, che derivano dall'orfismo e dal pitagorismo. L'orfismo è importantissimo per quanto riguarda questa dottrina dell'immortalità e dell'ascesa planetaria dell'anima attraverso i cieli planetari, perché pensavano gli orfici che l'essere umano nascesse con una sorta di colpa originaria, di macchia, e questa colpa originaria derivava, secondo gli orfici, dal mito dell'uccisione di Dioniso Zagreo. Dioniso, appena nato, si specchia e specchiandosi è come se desse vita alla molteplicità del mondo. I titani, invidiosi e gelosi del figlio di Zeus, lo uccidono e ne mangiano le carni. Zeus, a questo punto, per punire i titani, li fulmina, e da questa poltiglia, diciamo così, dei titani distrutti dal fulmine di Zeus, però dopo aver mangiato il corpo di Dioniso, nasce la dualità umana. Quindi la dualità umana che viene vista appunto da una parte divina, perché l'essere umano contiene in sé il principio primo, che è appunto quello di Dioniso Zagreo, ma però contiene anche il principio titanico. E quindi c'è questa colpa originaria che gli orfici pensavano, e poi anche i pitagorici, pensavano che dovesse essere in qualche modo superata per poter riguadagnare quell'immortalità originaria, primordiale. Un altro mito interessante è quello di Fanes. Fanes era considerato dagli orfici come il puer divino, questa scintilla originaria che inizialmente conteneva in sé tutta l'anima mundi, l'anima del mondo. Anche qui il mito è simile a quello di Dioniso Zagreus con i titani, però c'è addirittura Zeus al posto dei titani. È Zeus che ingloba Fanes. Fanes vuol dire luminoso, vuol dire ha a che fare con la gloria, con la luminosità e con la fiammella interiore, appunto. E secondo il mito di Orfico di Fanes viene inglobato da Zeus, che così facendo conquista il dominio dell'intero cosmo. Quando parliamo degli orfici e dei pitagorici, è impossibile non nominare il simbolo della Y, questo simbolo che rappresenta il bivio fatale che l'anima si trova ad affrontare una volta giunta nell'aldilà. Qua si sta parlando di un aldilà infero come l'Ade, umbratile, oscuro. E questa Y sta a rappresentare le due vie che l'anima del defunto può seguire. Queste due vie sono segnalate da due fonti, la fonte di Lete e la fonte di Mnemosine. Con la fonte di Lete l'anima si dimentica della sua immortalità, della sua immortalità primigenia, della sua fiammella divina, e continua a reincarnarsi vita dopo vita. Invece, se l'anima non beve dalla fonte di Lete, ma beve da quella di Mnemosine, cioè della memoria, questa memoria che però non è
una memoria di tipo razionale, ma proprio intuitiva. È un ricordo di qualcosa che c'era prima della vita su questa terra, insomma. In questo caso, allora, se l'anima beve dalla fonte di mnemosine, non si reincarna più attraverso i cicli e raggiunge appunto questa sorta di immortalità. Qui possiamo fare un parallelismo con il mito norreno, nordico di Odino, che beve alla fonte di Mimir, questo personaggio anche qui iniziatico che concede, facendo bere dalla sua fonte Odino, gli concede appunto la saggezza, la conoscenza delle rune. Interessante subito notare come Mimir e Mnemosine siano appunto connessi a questa idea della memoria, di una memoria precedente all'incarnazione fisica. Quindi lo troviamo in tradizioni indoeuropee più disparate. Dall'altra parte, invece, oltre a questa immortalità appunto che è riservata agli iniziati, troviamo un culto dei morti, un culto dei sepolcri che alcuni studiosi fanno risalire a un'epoca precedente, pre-indoeuropea, e anche se qui non, ci sono vari autori che sostengono il contrario, tipo Dumézil sostiene che i culti domestici nella Roma antica fossero propriamente indoeuropei, propriamente latini. Ci sono diverse figure connesse al culto dei morti di questo tipo e sono appunto, come abbiamo detto, connesse a un culto di tipo gentilizio, domestico. Gli dei Mani, per esempio, che erano considerati come i pitri dell'induismo, cioè quelle anime di antenati che pur non raggiungendo l'immortalità solare, diciamo così, come accedendo al Devaloka, cioè al mondo dei Deva, degli dei, riescono comunque a distinguersi come antenati lunari, così vengono chiamati, e quindi a dimorare in questa sorta di inframondo che sta a metà tra il Devaloka e invece quello Yamaloka che noi possiamo considerare simile all'inferno. Un'altra cosa c'è da dire però sulla tradizione induista e sullo Yamaloka, che in realtà questo sovrano dei morti, Yama, appare con aspetti diversi a seconda dell'anima che si trova davanti. Quindi qualcuno lo vedrà come una divinità terrifica, appunto le persone che dopo la morte saranno destinati ai mondi inferiori, invece l'anima risvegliata in qualche modo vede Yama in un'altra forma, in una forma luminosa che appunto ha a che fare con quel principio superno e quindi con l'immortalità solare che poi conduce appunto l'anima nel Devaloka, nel mondo degli dèi, che si trova in cima al Monte Meru. Monte Meru è considerato la montagna sacra nell'induismo come l'Olimpo dei greci e ovviamente è l'archetipo della montagna sacra che l'anima deve scalare appunto come purgatorio dantesco per raggiungere poi il mondo celeste. Abbiamo parlato dei Mani, gli dei Mani che appunto sono simili ai pitri dell'induismo, sono questi antenati divinizzati e a volte si confondono con i Lari. La questione dei Lari e dei Mani viene trattata anche questa da Dumézil e alla fine lui distingue i Lari dai Mani in quanto i Lari sono una versione più solare, diciamo, dei mani. Se i mani sono sempre legati a un culto di tipo ctonio, infero, che prevede dei sacrifici di sangue, addirittura alcuni autori sostengono sacrifici umani, addirittura di bambini, il Lare invece viene visto alla pari del genio e del daimon greco e può esistere un Lare della famiglia, quindi della linea di sangue, ma anche un Lare de della città, per esempio il Lare di Roma, o il Lare dell'imperatore, per esempio. L'imperatore, la divinizzazione dell'imperatore che troviamo a Roma, sicuramente ha delle influenze iraniche, però è interessante vedere come nel caso di Giulio Cesare o di Augusto, questa immortalità, che ha a che fare appunto con questa forza luminosa che è la gloria iranica, emerge subito alla nascita solitamente di queste figure, con prodigi, sogni profetici e poi anche con la morte di Giulio Cesare, avvengono una serie di prodigi, di terremoti, di piogge strane, è appunto il simbolo, il segno che quest'anima con il suo decesso causa una sorta di
conflagrazioni, diciamo così, nella realtà, così come anche Gesù Cristo poi nei Vangeli. Questi imperatori che subiscono questo tipo di apoteosi mistica vengono connessi da alcuni autori greci e latini a una serie di mondi superiori che possiamo catalogare come le isole dei beati, i campi Elisi, giardini delle Esperidi, oppure delle isole posizionate all'estremo occidente o all'estremo settentrione, come l'Iperborea di Apollo, come l'ogigia di Saturno Crono in quanto re dell'età dell'oro. Sono dei topi che troviamo anche, per esempio, nella tradizione celtica e nordica, dove troviamo il Valhalla, appunto, dove Odino concede l'immortalità a una serie di anime da lui scelte che conquistano questa immortalità, appunto, dimorando con lui in questo mondo luminoso, in cui non esiste la morte, in cui non esiste le stagioni, c'è un'eterna primavera, insomma, il topos dell'età dell'oro. In qualche modo queste anime, come i daimones beati dell'età aurea, continuano a vivere in questo stato di immortalità, quindi in maniera totalmente sconnessa dal resto della manifestazione cosmica. È come se queste isole dei beati o questi campi Elisi, giardini delle Esperidi, siano dei mondi che, pur facendo parte della visione cosmica, non appartengono strettamente al cosmo, sono a parte, da qui appunto l'immagine dell'isola che noi troviamo spesso. Tuttavia, l'immagine dell'isola ricorre anche in alcune testimonianze, come quella della visione di Timarco presso il santuario ipogeo di Trofonio. Era un santuario che veniva frequentato dai pitagorici e dagli iniziati. Adesso vorrei leggere un passaggio perché ecco qua. Timarco si recò al famoso antro di Trofonio e vi rimase sommerso nelle tenebre 2 notti e 1 giorno. Non era certo se fosse sveglio o dormiente. Qui richiama questa tradizione che veniva chiamata l'incubatio. Gli iniziati pitagorici e orfici, tra cui anche Pitagora, tra cui anche lo stesso Orfeo, veniva detto che avevano insegnato questa tecnica per poter avere delle visioni mistiche dei mondi superiori. Quindi Timarco si recò a questo antro, compì i suoi sacrifici e dopo, in questo stato appunto di incubatio, gli apparve una meravigliosa visione. Dall'una parte vedeva isole infinite di numero, di smisurata grandezza, vivamente splendenti e cangianti continuamente colore. Ma guardando in giù gli apparve un precipizio immenso, terribile e profondo, e pieno di tenebre e di confusa agitazione. Di là egli udiva ruggiti e gemiti di animali, e vagiti di infanti e lamenti di uomini e donne. Molte stelle si agitavano intorno alla bocca di quel precipizio, tendendo verso l'alto. Che cos'erano quelle stelle? Timarco sente una voce di un essere disincarnato che gli spiega cosa sta vedendo in questa visione e gli spiega che queste stelle che si agitano sono nient'altro che le anime e i geni delle persone defunte. Ogni anima, per quanto turbata dalla voluttà e dalle contaminazioni del corpo, è partecipe di mente, cioè di nous, di questo principio luminoso. La parte che è immune dalla morte è appunto la mente o genio o il nous. Ora, le anime che tutte sono sommerse nel corpo sono appunto le stelle che alla bocca del precipizio appaiono estinguersi e cadere giù nell'abisso. Le stelle invece che dei corpi si redimono appaiono rifulgere fuori e quelle che sono portate in alto sono le menti, i cosiddetti geni, cioè i puri spiriti degli uomini sapienti. Tutto questo e altro era spiegato a Timarco da questa voce misteriosa. Questa visione che in qualche modo anticipa anche la Divina Commedia. E anche volendo l'Apocalisse di Giovanni Evangelista, con questa separazione dai salvati che salgono ai cieli e invece dai dannati che vengono immersi in questo abisso infuocato in cui verranno appunto definitivamente annientati, questo tipo di visione richiama un'altra serie di visioni che sono state tramandate da altri autori, come il sogno di Scipione, l'africano, che ci narra Cicerone.
che riprende a sua volta un trattato che è andato perduto, ma di cui ci sono giunti dei frammenti tramite altri autori, l'Hermes di Eratostene. Qui Hermes appare come la divinità psicopompa che accompagna l'anima luminosa nella sua salita attraverso i cieli. E anche qui volevo leggere, per quanto riguarda la visione di Scipione l'Africano, nel testo di Cicerone, Lemiliano ha questa visione della Via Lattea, quindi addirittura qui si parla proprio di un'ascesa siderale fino al nucleo del cosmo, al centro del cosmo. E anche qui c'è una voce che narra a Scipione cosa sta vedendo. Gli spiega che questo mondo superiore è fatto di 9 cerchi, di cui l'ultimo, il firmamento, comprende tutti gli altri. Nel mezzo è la terra. E mentre Lemiliano ammira, sente una suave armonia. Scipione l'Africano Maggiore gli spiega come quella sia l'armonia delle 8 sfere celesti, le quali muovendosi e temperando i toni acuti con i gravi producono la musica divina, l'armonia delle sfere praticamente, una dottrina già conosciuta dai pitagorici e dagli orfici. Questo richiama anche il mito di Er nell'ultimo libro della Repubblica Platonica. Er, con una visione di questo tipo molto simile, si accorge che la musica, l'armonia delle sfere, l'armonia cosmica è formata da 8 sirene che fanno girare dei fusi, sopra queste 8 sirene o moire troviamo Ananke, la necessità, come dea della giustizia, come diche. Infatti non bisogna dimenticare che sebbene il mondo al-di-là abbia come governatori Ade, Persefone, Minos e via dicendo, in realtà è Ananke, Odiche e le more a lei sottoposta, che in realtà sembra di capire dalla visione di Er, sono il principio divino che indirizza le varie anime al loro posto nell'aldilà. Queste divinità sono sempre femminili e hanno a che fare sempre con numeri di 9, multipli di 3 o di 9, e sono considerati sia in forma benevola sia in forma talvolta invece terrifica, e allora prendono il nome di Furie o di Erinni. Questo tipo di divinità ctoni e infernali vengono anche in una sorta di culto infernale, per così dire, venivano pure adoperate per lanciare maledizioni in vita a personaggi, diciamo così, poco graditi, tanto è vero che si riteneva che le Furie o le Erinni esistessero anche per ogni linea di sangue. Si può fare un parallelismo con la Banshee irlandese in questo caso. La Banshee è un'entità terrifica legata a una linea di sangue nobiliare per lo più, che alla morte di un personaggio della stirpe si manifesta con pianti, con grida e via dicendo. Quindi vediamo che c'è una serie di divinità molto variegate tra loro, alcune più specifiche per gli iniziati, altri invece che riguardano tutte le anime dei morti e acquisiscono appunto delle caratteristiche anche terrifiche. Un altro, adesso quanto tempo puoi dire? Quanto dura tutto? Ok, perfetto. Un altro argomento di cui volevo parlare è quello della visione dell'accesso agli inferi. Secondo l'Odissea, secondo l'Eneide, nell'Odissea Ulisse si trova per accedere all'Ade, al mondo infero, nel paese dei Cimmeri, che è all'estremo nord-est, praticamente sarebbe le steppe eurasiatiche. Si pensava che per accedere all'Ade appunto bisognasse compiere determinati rituali anche di sangue in alcuni luoghi che erano considerati un accesso all'Ade. Oltre al paese dei Cimmeri veniva ricordato dalla tradizione antica il vulcano l'Etna, in cui si disse che scomparve Empedocle, che era un iniziato ai misteri appunto greci. Empedocle si dice che scomparve nell'Etna lasciando dietro di sé un sandalo di bronzo. Questo sandalo di bronzo è un altro elemento che ricompare spesso e che anche qua è legato alle Furie e alle Erinni,
che venivano dette appunto in possesso di questo sandalo di bronzo, oppure in alternativa di un appendice come un piede d'asino, come anche Ecate, come signora dei morti. Un altro luogo di accesso all'oltremondo era considerato il lago Averno, dove si trovava una delle sibille dell'antichità. Il culto delle sibille è molto pregnante perché è connesso ad Apollo, ed Apollo non era visto dalle sibille unicamente come una divinità lucente e superna, ma anche come una divinità ctonia. E in questa coincidenza oppositorum tra mondo infero e mondo superiore, Apollo appare così come una divinità che comprende sia il mondo superiore che quello inferiore. E questo si può collegare alla visione che era già degli Etruschi, dei dieci secula, cioè gli Etruschi pensavano che la storia dell'uomo fosse da dividersi in 10 secoli, e per secoli si intende cicli cosmici, non secoli per come manteniamo noi di 100 anni. L'ultimo di questi secula era dedicato ad Apollo. Apollo si pensava che avrebbe portato una conflagrazione finale di questo mondo con il fuoco, esattamente come leggiamo poi negli oracoli sibillini che ci sono arrivati. E tra l'altro anche nell'Apocalisse di Giovanni ci sono dei richiami a questa conflagrazione che gli stoici chiamavano ekpyrosis, questa conflagrazione finale definitiva che avrebbe infuocato l'intero cosmo e l'avrebbe riportato alla perfezione primigenia. Perché tirare in ballo questo argomento? Perché gli antichi romani e greci dividevano, distinguevano da una prima morte, che era quella appunto che avveniva in seguito al decesso fisico, e a una seconda morte che sarebbe avvenuta alla fine dell'intero ciclo cosmico. Quindi si pensava che alcune anime, oltre a incarnarsi di continuo, potevano subire delle punizioni e rimanere bloccati nell'Ade per il tempo di 10.000 anni, che secondo gli stoici era grosso modo 10.800 anni. Era un ciclo cosmico intero, un grande anno, come dicevano gli stoici, e come già diceva Beroso, studioso babilonese. Questi 10.000 anni in realtà sono connessi al ciclo di Saturno, numerologicamente, e ci sono determinati numeri come 108, anche qui 10.800 è un centesimo, è 108 per 100 volte. Un altro numero che ricorre sempre è 54.540, che è la metà di 108 o di 1.800. Noi troviamo questi numeri in una serie di tradizioni disparate indoeuropee, come per esempio le porte del Valhalla, da cui usciranno i guerrieri della schiera di Odino il giorno del Ragnarok, della distruzione del cosmo. Ci sono. Mi sembra che fosse 400 guerrieri per ogni porta e 108 porte, insomma, sono sempre delle numerologie che ritornano non solo in ambito indoeuropeo, ma anche per esempio nel sito di Angkor Wat in Cambogia, dove ci sono il numero di statue di Buddha, il numero di 108 e 540 porte in tutto il sito. Sembra proprio come avevano capito Santillana e Descend nel loro mulino di Amleto, che questi miti che riguardano sia l'aldilà, ma anche proprio il modo in cui il cosmo è formato, la realtà è formata, questa realtà, questo cosmo era formato su determinati numeri sacri che sono connessi intimamente con quella che abbiamo comunque chiamato l'armonia delle sfere. Ovviamente un altro numero importantissimo in questo senso è il 7. Nella tradizione greca della conflagrazione finale si dice che il dio che giudicherà tutti al momento della conflagrazione finale, cioè Apollo, è chiamato il dio dai 7 raggi, come se nella sua purezza originaria, il bianco, la luce, il bianco della luce, contenesse i 7 colori dell'arcobaleno e quindi le 7 note, l'armonia dei 7 pianeti e tutto quanto. Interessante questo perché ritorniamo al discorso di Fanes. Fanes, considerato la pura luce che esiste al principio del cosmo, una volta che viene inglobato da Zeus, poi viene diviso, e la luce originaria che si divide
nelle sette colori dell'arcobaleno, nei sette cieli planetari, e da qui appunto una necessità di rimettere insieme, di riunire questi pezzi divisi come nel mito di Osiride, per poter ritrovare questa integrità perduta, ecco. E strettamente connesso a questo discorso è anche l'idea che l'anima, risalendo, ascendendo di cielo in cielo, lasci nei vari cieli degli elementi animici, psichici, che durante questa incarnazione gli si erano attaccati. Quindi, a seconda dei cieli che supera, per esempio il cielo di Venere, l'anima si disfa di quella parte animica che riguarda per esempio le passioni amorose, sessuali. Per quanto riguarda il cielo di Marte, ovviamente si libera dalle passioni legate alla rabbia, all'ira, allo spargimento di sangue. Quindi c'è proprio questa idea che questa anima luminosa, divina, che è presente nell'essere umano, se ovviamente conosciuta dalla persona in questione e se questa persona riesce a liberarsi di questi elementi psichici, animici durante la sua ascesa, riesce poi infine a riconquistare questa immortalità primigenia, questa luce primigenia. È in realtà lo stesso principio che troviamo nell'induismo, o nello sciamanesimo, o nel buddismo, oppure anche nel libro egiziano dei morti, quando l'anima defunta si trova di fronte a determinate divinità terrifiche. E deve sapere delle parole chiave, delle parole d'ordine per poter passare e per poter ascendere ulteriormente. Quindi questo giudizio di oltretomba in realtà riguarda l'anima, per come noi intendiamo l'anima in senso cristiano, come una parte umana sottoposta a quello che nel cristianesimo chiamiamo spirito. In realtà, per i greci, questa anima superiore che abbiamo detto chiamarsi nous, cioè il principio appunto la mente superiore, diciamo così, in realtà però era strettamente connesso alla psiche, e questa psiche era vista come una crisalide che doveva diventare poi farfalla in questa ascesa, appunto, questa uscita dal mondo dopo appunto la morte fisica. Anche qui l'immagine della farfalla ritorna nell'ambiente, nell'ecumene greco e latino, e l'immagine del bozzolo della farfalla richiama quella dell'anima che è nell'Ade bloccata per un certo periodo di tempo in attesa di rincarnarsi nuovamente. La farfalla è un'immagine tipica dell'anima, così come erano anche la mosca o uccelli di piccole dimensioni. Per esempio, ci sono determinate testimonianze greche su alcuni filosofi come Epimenide di Creta che avrebbero lasciato il corpo sotto forma di mosca che usciva dalla bocca per poi rientrare, e una volta che poi la persona si svegliava raccontava di aver visto appunto visioni cosmiche, come quella che abbiamo letto prima di Timarco, oppure la visione di Er. Volendo 5 minuti. 5 minuti, ok. Allora io direi farei due parole anche su. Avevo un attimo. Sì, guarda, è già versato qui. Ah, Vieni qua. ok. Per esempio, non abbiamo ancora parlato di Orfeo come personaggio mitico. Orfeo, seguendo la traccia che ha studiato Nuccio Danna, era considerato come Zalmoxis nella tradizione dell'Europa orientale, come una figura paradigmatica degli iniziati, da qui appunto il mito di Orfeo che scende all'Ade per riprendere l'anima della sua sposa diletta. Questo è un tema tipicamente sciamanico ancora, che ricorda appunto la discesa agli inferi delle tradizioni sciamaniche siberiane o anche dei nativi americani, per andare a riprendere un'anima che si è perduta in questo mondo oscuro, che è stata fatta preda di demoni o entità terrifiche di questo tipo. La figura di Orfeo è importante in un mito che
riguarda non solo l'Ade ma anche il Tartaro. Nel Tartaro, che è una zona a parte del mondo infero, molto più profonda dell'Ade comunemente detto, dimorano quelle figure titaniche che, a differenza delle ombre che dimorano nell'Ade, sono invece considerate anche da autori come appunto anche da opere come l'Odissea o come le opere virgiliane, come delle entità ancora con una grossa forza fisica, addirittura si parla anche di sangue e di carne, e questi titani dimorano rinchiusi in questo Tartaro fino appunto alla conflagrazione finale. È importante che Orfeo, l'unico il mito di Orfeo, quando accede all'Ade e al Tartaro, si dice che solo in quel momento questi titani smisero le rispettive punizioni, la punizione di Sisifo, di Tantalo e via dicendo. Quindi è come se Orfeo con la sua arpa, con l'armonia delle sfere, in qualche modo riesce a sconfiggere non solo la morte, ma proprio anche questa immutabilità, diciamo così, dell'Ade e del Tartaro. Nuccio Danna, appunto, che ho già citato precedentemente, vedeva in questo mito, in Orfeo, questo principio luminoso che, potendo accedere a questi mondi inferi, riesce però anche a riscattarli in qualche modo. È una concezione che può ricordare quella buddista dei Bodhisattva, secondo cui questi grandi spiriti incarnati lavorano per liberare non solo se stessi o le singole anime, ma proprio tutti gli elementi cosmici e anche infracosmici, quindi anche degli elementi appunto inferiori, inferi. Il mito di Orfeo, come abbiamo detto, richiama quello di Zalmoxis e anche una serie di miti riguardanti anche la discesa agli inferi di Pitagora e di altri iniziati di questo genere. Anche qui bisogna sottolineare come non necessariamente l'accesso al mondo infero sia visto da queste tradizioni come una punizione, come può essere quella dell'anima che vi arriva dopo la morte fisica. Come nella tradizione siberiana sciamanica, originariamente si pensava che gli sciamani potessero accedere indipendentemente sia al mondo superno che al mondo inferiore. Sia per appunto andare a riconquistare delle anime perdute, ma anche proprio per crearsi degli spiriti alleati, che poi sono molto simili a quelle voci che abbiamo visto nella visione di Timarco, nel mito di Er, che spiegano a questi personaggi che appunto giungono in questi luoghi cosa stanno vedendo. Ricorda anche, se vogliamo, il libro dei Vigilanti di Enoch, o l'ascesa di Ezechiele nella tradizione cristiana. Bene, direi che finirei qua. Grazie. Guarda che c'è anche l'altro appunto, Ah, se scusa, vuoi no. rispondere. Aspetta, sì, c'è solo da accendere, non preoccuparti. Intanto, grazie a Marco Maculotti per la sua mitopoiesimi, analisi quasi genetica del mito, che è incredibile, come sempre. E quando riusciamo a... Eccolo qui, anche questo funziona. È il momento delle domande. Pronti? Prego. Un attimo, prendo il microfono. Grazie mille. Sento il dovere di porti delle domande perché sono nata nel Lago d'Averno, sono lucrino e cresciuta nell'antro della Sibilla. Mio padre è appassionato di archeologia. Apollo è una delle prime rivelazioni che ha portato ad essere chi sono. Apollo Ectonio, no? E il Sol Niger. Certo, sì. Puoi dirci qualcosa Sì, volentieri. di se c'è, come io sento, avendo approfondito, poi sono musicista, il ruolo di Orfeo l'ho studiato in opera, è stato uno dei primi ruoli che ho cantato, Orfeo, Sì. e niente, però mi affascinava dal punto di vista anche dell'alchimia, la figura del Sol Niger che si trova a Apollo Ectonio. Bene, grazie della domanda innanzitutto.
Anticipo che Apollo, il personaggio divino di Apollo, l'ho trattato nel mio ultimo saggio che potete acquistare, La bancarella di Axis Mundi, L'angelo dell'abisso, in cui lo collego anche poi con l'Apocalisse di Giovanni, con la linea sacra di San Michele, su cui si trovano i siti di Delo, di Delfi, e poi quelli che troviamo appunto Mont Saint-Michel e tutti questi siti che sono considerati di pertinenza dell'Arcangelo Michele, anticamente erano considerati di pertinenza di Apollo o di Lug, che è l'equivalente celtico di Apollo. Per quanto riguarda Apollo nero, il sole nero, io nel libro metto in relazione con l'Apollo sorano, questa divinità terrifica, infernale, volendo Ctonia, che veniva adorato in periodo preromano da una casta sacerdotale chiamata Irpisorani, che anche loro avevano delle pratiche estremamente sciamaniche, tra cui anche il camminato sui carboni ardenti, anche l'incubazio che abbiamo già trovato anche con Pitagora, Zalmoxis. Questo Apollo che era connesso al lupo, il lupo in una serie di tradizioni il simbolo non tanto dell'oscurità in sé, quanto di una sorta di principio oscuro che però porta il mondo a concludersi. Nel Ragnarok norreno c'è il lupo Fenrir che, divorando le stelle e gli dèi, porta alla conclusione del cosmo, e questa figura lupina connessa ad Apollo noi la ritroviamo, oltre che tra gli Irpisorani, la troviamo anche in una serie di miti, per esempio il mito della nascita di Apollo a Delo, dove si dice che Apollo, partorito da Latona, avrebbe potuto nascere solo nel momento momento più buio, più oscuro della notte, appena prima dell'alba. E viene usato un termine bellissimo che sa significare quel tipo di buio in cui solo i lupi riescono a vedere. Trovo che sia veramente interessante come la figura del lupo ricorra, connessa ad Apollo in questo senso, e poi anche in un'altra serie di tradizioni iniziatiche come le Mannerbund, i Berserker, e anche qui c'è sempre il discorso della pelle lupina in cui l'iniziato si avvolge per conquistare questo stato che in realtà noi possiamo dire al di là del bene e del male. Non è visto né come uno stato esclusivamente luminoso, superno, e nemmeno come uno stato infero. È proprio per questo motivo che io nel libro tratto questo argomento. Tutti questi siti considerati apollinei, che poi sono appunto passati sotto della linea sacra di San Michele, comprendono sempre un elemento verticale, superno, e un elemento abissale. Per esempio Mont Saint-Michel e St. Michael Mount, che sta dall'altra parte della Manica, il sito gemello. C'è l'immagine dell'isola che noi abbiamo già visto nelle Isole dei Beati, nell'Iperbore, Apolline, eccetera, e però sono appunto sull'abisso del mare. Stesso discorso per Delfi, dove Apollo appunto conquista il sito ai danni di Gea e delle sacerdotesse Ctonie della terra, e anche questo pitone che nel mito Apollo sconfigge. In realtà, secondo Caroli Cheregni, bisogna distinguere Pitone da un altro serpente femmina, Delfine, da cui il nome di Delfi, che Delphis vuol dire utero, e quindi l'utero è anche questo grembo cosmico, e Pitone sarebbe sarebbe un passaggio di consegne tra Gea, la dea della terra, e Apollo, e quindi il passaggio da questa pitonessa Delfine e Pitone in quanto serpente apollineo, drago apollineo. Per esempio, uno dei miti di Delfi diceva che Pitone stava ritto sull'alloro sacro ad Apollo, chiaramente, come il famoso serpente sulla croce, simbolo cristiano e alchemico. E io nel libro collego questo mito anche sotto un punto di vista cosmoteologico, alle costellazioni della stella polare, alla costellazione del Draco, che è prossima alla stella polare, e ovviamente al grande carro dell'Orsa Maggiore, che
è intimamente legato a determinati miti, come anche quello dell'Apocalisse, ma anche come quelli degli oracoli sibillini. Sembra che questo serpente drago cosmico è sempre quel simbolo del drago che in qualche modo poi nel Medioevo verrà connesso alla principessa come due forme dello stesso principio animico, ecco. Quindi il drago e la principessa, io nel mio testo lo collego anche a Latona. Latona, madre di Apollo, si può mettere in relazione etimologicamente con Ladone, che è il serpente delle Esperidi, colui che fa la guardia ai pomi d'oro delle Esperidi. E anche qui, volendo, si potrebbe azzardare, ecco, un insieme di topo intimamente legati, che sono appunto quello del drago, del serpente custode dell'albero, dell'onfalos. Delle mele d'oro che noi troviamo sia nelle Esperidi ma anche in leggende celtiche riguardante queste isole divine in cui dimorava Nituata De Danann, per esempio, o ancora nella tradizione nordica pure ci sono le mele, di Idun, questa divinità femminile che concede l'immortalità, e questi pomi d'oro. Si potrebbero vedere forse come i pianeti che ruotano intorno all'asse del mondo, quindi intorno alla stella polare, ecco. Spero di aver risposto brevemente. Grazie. Prego. Forse anche a livello profondo e inconscio archetipico, tutto ciò al di là di un bellissimo e curiosissimo studio accademico, che orientamento dà? Ormai a noi i cicli stellari, lunari, cioè, non ci toccano. Quindi per te qual è il senso profondo per un uomo di oggi, tutto ciò? Ok, ti ringrazio della domanda, Prego. estremamente difficile da rispondere brevemente. Io penso che innanzitutto sia importante avere varie visioni del mito, non necessariamente una visione unicamente di tipo cosmoteologico, di tipo astrologico, astronomico, però quello che è importante secondo me è capire come il mito sia qualcosa di molto diverso dalla storia. Invece, negli ultimi decenni, negli ultimi anni soprattutto, c'è una forte tendenza di rileggere gli antichi miti, in un modo che a fine 800, che era molto in voga e veniva chiamato evemerismo. Quindi gli dèi sono delle persone in carne e ossa come noi, particolarmente famose, particolarmente forti, che sono state poi divinizzate in seguito alla morte, ma in realtà erano semplicemente. Se va bene delle persone umane, se in altri casi esagerando addirittura degli extraterrestri, degli alieni, cose di questo tipo. Ecco, non so quanto riconnetterci alla visione astroteologica del mito possa fare effettivamente per la singola persona oggi, però sicuramente leggendo testi come Il Mulino di Amleto di Santayana e Descendes si capisce veramente che il mito non è semplicemente una storiella pseudostorica, come vorrebbero farci credere studiosi che purtroppo vendono anche tantissime copie e che hanno un'influenza molto ampia su chi si avvicina per la prima volta a questi temi. Quindi ecco, secondo me
oggi come oggi, innanzitutto studiare il mito in questo senso ci aiuta a chiarire determinate visioni e soprattutto a non tener conto di visioni eccessivamente semplificate, ecco, e da qui appunto può nascere poi tutta una ricerca interiore anche in prima persona. Tu dici che giustamente anche che ormai siamo completamente distaccati da questa visione cosmica eccetera, tuttavia si può provare ad avvicinarsi comunque di nuovo a questa visione. Non so, per fare un esempio, celebrando determinate date importanti del calendario come solstizio, equinozi, e in questo caso anche cercare di riconnettersi non tanto a una divinità o qualcosa del genere, proprio a questa visione cosmica che gli antichi avevano e che permeava ogni punto della loro vita. Non c'era una vera distinzione tra sacro e profano spesso. Lo stesso calendario degli antichi romani era diviso in giorni fausti e infausti, come sappiamo, come anche il calendario dei Maya, per esempio. Quindi una visione del sacro, una visione del divino e del mito che impregna ogni azione, ogni pensiero, ogni momento della nostra vita. Ecco, io penso questo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Prima hai parlato di diritto remo. Sì. Io, se non sbaglio, potrei sbagliarmi, mi sembra di ricordare che era stato il primo umano a cui Demetra, la dea, ha insegnato la coltivazione dei cereali. Molto interessante. Ora, oltre ad essere il patrono, tra virgolette, dei morti iniziatici, impossibile non pensare ai misteri e usini. Beh, esattamente. C'è una questione? Sì. Cerco di farlo il più stringato possibile, perché questo è un altro dei temi che io tratto nel libro, in relazione appunto anche all'Apocalisse Giovannea e al ruolo di Apollo in quello che io chiamo il raccolto. E questo raccolto io lo metto innanzitutto in relazione con la festa celtica di Lammas, che è la festa di Lug in quanto omologo di Apollo come dio della luce. Questo raccolto ha a che fare col grano, ma anche con il raccolto dell'umanità. L'umanità viene vista come un grano che viene cresciuto, e da qui appunto i misteri e le usini, come giustamente sottolinei. E poi lo collego anche, Trittolemo è l'inventore dell'aratro anche, quindi anche questo è interessante. E io collego nel libro anche questo con la quarta egloga virgiliana, in cui si parla appunto di questi cereali, di questo grano che sono stati sparsi all'inizio del mondo nell'età dell'oro, prima che la Vergine Astrea lasciasse la terra, e anche con il famoso quadrato magico del Sator, il seminatore. In questa visione è come se all'inizio del ciclo cosmico Saturno, come dio dell'età dell'oro, dell'età primigenia, sia il seminatore, Sator. Di contro, alla fine del ciclo cosmico, Apollo è il Soter, cioè colui che raccoglie i frutti della semina che in un primo momento ha fatto Saturno. Come giustamente è sottolineato per i misteri e le usini, questa rilevanza del personaggio di Demetra è interessante dei misteri e le usini anche perché il primo fondatore dei misteri di Eleusi, Eumolpo, veniva considerato un sacerdote apollineo, uno iatromante. Chiaramente noi sappiamo che il senso intimo dei misteri non c'è giunto, perché sappiamo che non si poteva parlare di queste cose. Per esempio Aristofane nelle Rane, che ha parlato dei misteri bacchici, e ha fatto molto scalpore, ecco, diciamo. Però ci sono una serie di indizi qua e là, un altro dei quali è quello del mito delle vergini perbore, che sono anche qui legate, un discorso un po' complesso che adesso purtroppo non ho il tempo di fare, ma che nel libro tratto, sono anche connesse a certe tavolette che sono state ritrovate a Delo, di cui si parla nell'Axiocus,
trattato pseudo-platonico, in cui si parla della sorte delle anime dopo la morte in relazione appunto alla semina dei cereali. Quindi determinati indizi qua e là che c'entrano con il grano, con il raccolto, con la semina, e che secondo me si possono vedere appunto in senso escatologico, in senso soteriologico giustamente, e che poi vengono ripresi anche dall'Apocalisse di Giovanni, e questo raccolto, questa separazione del grano dalla pula, sono dei concetti molto antichi che secondo me inizialmente erano conosciuti e spiegati in ambito iniziatico. Grazie della domanda. Ringraziamo ancora Marco Marcolotti. Grazie a tutti. Grazie davvero. Ci vediamo qui tra 5 minuti. Il prossimo relatore, Roberto Migliusi. Dimmi. No, ho capito, però se tengono mandatelo.